Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta. Il giovedì la CGIL risponde. Oggi siamo insieme alla formazione tipo. Buongiorno, ben trovato Pierluigi Cacco, buongiorno. Amministratore delegato Servizi Treviso SRL. Buongiorno Monica Giomo, buongiorno, direttore Servizi Treviso SRL. Ciao Monica e ciao Graziano Basso, buongiorno, responsabile fiscale Servizi Treviso SRL. Come sempre, sfogatevi, preparatevi, 0422 427 907. Oggi abbiamo richiamato Graziano, quindi le domande più complicate siano per lui. 80 euro, unico, 730, Tasi e IMU, c'è tutto, soprattutto per quanto riguarda le scadenze degli ultimi giorni. Poi Monica ci dirà quali sono le novità. Cacco, invece la prima domanda per lei: intanto ha visto che oggi ci risvegliamo con un paese sul quale pende l'infrazione dell'Unione Europea, che Tajani aveva già più o meno anticipato, ma perché ci mettiamo troppo per pagare le imprese? Ma io, ovviamente, al di là della strumentalità dell'infrazione che mi pare si stia dicendo, credo che il problema esista ed è un problema che va risolto. Mi pare che questo governo, anche quello precedente, abbiano preso per mano questa questione, devono risolverla. È inaccettabile per le imprese, per il costo del denaro, per tutte le cose, insomma, questo vale per tutti. Adesso non so, non abbiamo qua la nostra amministrazione, ma anche per noi, insomma, c'è qualche ritardo rispetto al pagamento che facciamo, cioè anche noi, voglio dire, l'Agenzia delle Entrate ci paga la quota, anche se troppo bassa, dei 7.30 dei lavori che facciamo per lui. Non è che ci trattino bene, sia in termini... Cioè arrivano in ritardo anche loro, sì, nei tempi. Sì, sì. Noi dobbiamo fare ogni anno un mutuo tramite un notaio perché non c'è il pagamento immediato, in 30 giorni, del lavoro che facciamo, quindi dobbiamo avere un mutuo per poter far fronte ai costi. Quindi è un problema vero, insomma, e tra i tanti problemi va affrontato anche questo. Quindi è vero, è stata una cosa molto importante aver dato i famosi 80 euro, stavo arrivando a quello, che io appunto ho molto condiviso, e adesso è altrettanto importante affrontare anche questi temi. 170 giorni in Italia, invece una media europea di 58, mi pare dover ricordare così, la Finlandia sì, ci mette meno di tutti. Credo che abbiamo avuto tempi anche più lunghi, purtroppo, nella situazione. Credo sia una questione che va affrontata, assolutamente. 80 euro quindi, cosa dice, tra l'altro nella settimana in cui si è pagata l'IMU, la Tasi... Abbiamo sentito arrabbiatissimi fuori dalle poste, dalle banche, quanti hanno pagato. Euro. Graziano ride perché secondo me ha visto il servizio direttamente l'altro giorno. Insomma, erano veramente arrabbiati. Quindi... No, ma distinguiamo le due cose. Gli 80 euro sono una cosa straordinaria, mai successo nel paese, e io mi auguro, ma sembra di sì, che diventino strutturali. Perché vanno ai lavoratori e a quelle famiglie che hanno redditi, ovviamente, bassi rispetto al fatto che lavorano sui famosi 24.000 euro. Per quel che riguarda la Tasi, io l'ho sempre detto, in tempi non sospetti sono contrario a tutto questo casino che hanno combinato a partire dal governo Berlusconi, che per farsi eleggere ha eliminato l'ICI. Bisogna dircele queste cose. Se c'era l'ICI poteva benissimo essere in qualche maniera sistemata rispetto a chi, come, quanto, e invece si è fatto sto casino per ovviamente poi fare l'accordo sempre col governo, con Berlusconi, e oggi ci troviamo in un federalismo che, se questo è il federalismo, Dio ce ne guardi, perché ci sono comuni che a distanza di 3 chilometri le famiglie a uguale reddito pagano in maniera molto diversa. Ci sono comuni. Allora, tu sai che cos'è la Tasi, Ferdinando? La Tasi, che cos'è? È una tassa sui servizi indivisibili. Come tale dovrebbe essere pagata da tutti i cittadini, se è questo. Fra l'altro i cittadini già pagano, ai comuni e lo Stato dovrebbe trasferire i soldi, perché noi nell'IRPEF paghiamo la tassa, paghiamo questo allo Stato che dovrebbe trasferire. Hanno inventato una dicitura vergognosa, la quale fra l'altro non ha nemmeno rispetto della cosa che hanno inventato. Mi spiego meglio. Se la Tasi è per pagare i servizi indivisibili dei comuni, devono pagarla tutti, ma non la pagano tutti. A parte i comuni che la fanno pagare in maniera diversa, e questo uno dice, cioè, il mio comune non ha bisogno, oppure ha bisogno di meno, vi discorrendo. Ma poi ci sono comuni che la fanno pagare alle prime case e non alle seconde. Perché dicono, pagano già tanto di IMU. Ma cosa c'entra l'IMU? L'IMU è per pagare una cosa, la Tasi è per pagare un'altra. Quindi se questo è il federalismo per cui tanto ci abbiamo anche creduto, a parte le strumentalità, io spero che su questo ci sia un ICI nazionale, si ritorni. Renzi ha detto che non capisce nemmeno lui la Tasi. Spero che questa stiamo a posto. No, ma lui è
un giusto provocatore, spero che intendesse dire che va cambiata. Io mi auguro nell'intelligenza, voglio dire, le risorse si possono trovare in tanti modi, ma non da chi non le ha. Spero si torni all'ICI, posso essere illuso insomma, no? Spero si torni all'ICI, si riequilibri, perché ognuno deve pagare in base al proprio reddito e costituzionalmente non può esserci questa grande differenza tra cittadini che abitano nella stessa regione, tra comuni e comuni. A distanza di poche vie magari anche. Cioè qua, se, sai, non capisco nemmeno più cosa serve la regione. Cosa serve la regione? Per farmi pagare la tassa, hanno eliminato le province, eliminiamo anche le regioni e su alcune decisioni non lasciamo, per carità, ai soli comuni decidere, dando fra l'altro scadenze diverse, dando del tutto, creando una confusione e una diversità inaccettabile. Ritardatari, al di là degli 80 euro che adesso sui quali torneremo, c'è la questione dei ritardatari, degli inquilini, altra cosa che dobbiamo affrontare, insomma le scadenze, Monica, a te, e ricordatevi un'altra cosa, posso dirti una cosa? Il numero di telefono, iniziate a prenotare. Poi ovviamente lascio. No, ma io. Per dirti, io abito nel comune di Casale. Il comune di Casale ha messo l'aliquota, e lì c'è stata delle proteste perché ha messo l'aliquota massima e si sono fermati al fatto che ha messo il 2,5, quindi noi paghiamo. Io pago più, io non pago l'IMU su un piccolo garage che ho perché non è di pertinenza, quindi pago l'IMU, poi pago la TASI e pago più di quanto pagavo ovviamente una volta di ICI e di IMU. E si sono anche dimenticati, visto che dovremmo stare attenti a chi sta peggio, fra l'altro pago il mutuo come fosse in affitto perché pagano la cifra consistente del mutuo, cioè, scusa, è uno che paga 800 euro di mutuo, deve pagare anche queste cose. Poi il comune agli affittuari, siccome c'era un minimo massimo da 10% al 30%, ha messo il 30%. Ragazzi miei, mi pare che la povera gente sia trattata, e chi si impegna, povera gente, anche chi lavora, chi ha un reddito, chi fa sacrifici, sia trattata troppo male. Poi c'è anche la questione, il nodo del mutuo, in effetti, che poi viene sempre citato ma mai affrontato probabilmente. Forse bisognerebbe pagare una quota inferiore in virtù del fatto che ci sono, per esempio, 800 euro di mutuo da pagare ogni mese. Monica, scadenze e novità? Sì, allora noi abbiamo concluso di fatto con lunedì scorso, il 16 di giugno, la presentazione dei modelli 730. Sappiamo che c'è stata la proroga e quindi di fatto insomma il lavoro adesso si sta portando a completamento con l'invio delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate. Poi chiaramente la nostra attività non si ferma qui, perché lunedì è stata una giornata veramente campale, perché chiaramente com'è gli andata? Uffici... Raccontateci un po' anche dal vostro punto di vista. Intanto vi siete probabilmente presi molta rabbia, no, dei cittadini, che non era nei vostri confronti, ma insomma il fatto di dover pagare anche questa tassa. Da voi invece, dall'interno degli uffici? Diciamo che come tutte le cose che un po' riguardano tasse, certo, e pagamenti, le persone chiaramente prima cosa fanno a volte fatica a capire quelli che sono i meccanismi che stanno dietro, proprio nascosti, e che magari in questi mesi abbiamo cercato anche di spiegare a chi ci ascolta. E poi lunedì è stata una giornata chiaramente che ha visto gli uffici presi d'assalto dalle persone che avevano appuntamento e da quelle che magari si sono prese all'ultimo minuto per appunto il versamento non solo della TASI, perché lunedì è stata una concentrazione di scadenze e di versamenti. Poi Graziano insomma ricorderà un po', perché quello che a noi preme adesso è passata di fatto una scadenza che appunto era quella del 16. Le persone chiaramente possono aver adempiuto ai loro obblighi, quindi versando quello che dovevano entro quella data, però di fatto non è che adesso non lo si può più fare, quindi Graziano magari cercherà di spiegare alle persone che è bene non lasciar correre. Quindi uno magari oggi si sveglia e dice lunedì non ho pagato la TASI, non ho pagato l'IMU sulla seconda casa, fregato, cosa posso fare? Devo fare qualcosa. Allora Graziano darà giustamente tutte le indicazioni in merito. Per quanto riguarda le osservazioni delle persone, quello che un po' Pierluigi ha esplicitato per il suo comune o per tanti altri è un po' la critica, se così la possiamo chiamare, delle persone, nel senso che chiaramente ci sono diversità veramente così enormi tra cittadini, anche confinanti rispetto al proprio comune, che chiaramente uno subisce e paga e non è che ci può fare più di tanto. Speriamo e confidiamo, visto che metà dei comuni
comuni della nostra provincia, 95, sono il totale, 47, hanno già deliberato entro il 23 maggio e quindi i cittadini sono andati a pagare il 16 di giugno, che i restanti, visto che abbiamo la proroga al 16 di ottobre per il pagamento della prima rata, per i comuni appunto che delibereranno entro settembre, di poter avere insomma delle condizioni. E dico sempre che non so se è una cosa positiva, perché poi in realtà si trovano a pagare tutto in una volta, no? Quindi questo sarà poi avranno, ci sarà, sì, la proroga sì. Porta di fatto che i cittadini hanno dei pagamenti ravvicinati, perché certo. Ottobre sarà il pagamento per loro della prima rata di Tasi, a dicembre il 16 la seconda, poi c'è, cioè, come ricorderà Graziano, magari chi deve versare anche la seconda rata di acconto dell'IRP sul modello unico a novembre, quindi insomma bisogna mettersi via un po' di soldini per poter far fronte a tutte le scadenze che in autunno sicuramente avremo insomma da dover insomma far fronte. Per quanto riguarda, diciamo, la dichiarazione dei redditi, ricordiamo che comunque passato sì il 16 per quanto riguarda 7.30 e versamenti di varia natura, continua chiaramente la predisposizione per chi è interessato del modello unico, che appunto poi magari Graziano sempre spiegherà, aiuta coloro i quali hanno dei redditi che chiaramente non possono essere inseriti all'interno del 7.30. Ricordiamo che il modello unico va avanti di fatto fino a settembre, con ulteriori 90 giorni poi per la data di presentazione pagando una sanzione, quindi ecco, insomma, l'importante è, nel momento in cui mi accorgo che non ho adempiuto alla presentazione della dichiarazione piuttosto che un pagamento, non far finta di niente, perché così perlomeno si bloccano eventuali sanzioni e interessi e si provvede subito nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Dobbiamo ricordare tante cose, anche quella legata agli 80 euro, la scelta qualora ci fossero più contratti, che cosa rischia chi fa il furbetto, insomma tante cose che poi vorrei ricordarsi, anche perché il tempo vola. Certo. 0422 427 907 invece per intervenire. Allora Graziano, prima di parlare con te, sì, sentiamo subito la telefonata, allora, che era già pronta. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, volevo fare una telefonata sull'IMU. Ok, con chi parliamo e da dove, signora? Allora, chiamo da Castelfranco Veneto. Prego. Allora, volevo chiedere una cosa. Avendo un'abitazione dei genitori ereditata e praticamente indivisa, siamo in quattro fratelli. Perciò a noi è un'eredità che ci viene a costare come seconda casa. Sì. Allora, e volevo dire, l'IMU, se fosse stata data in usufrutto a un figlio o a un genitore, l'IMU non si pagava. Mentre essendo non in usufrutto, attualmente abitata da un fratello, l'IMU la paghiamo come seconda casa. Allora dico, mi sembra che sia delle tasse che mettono proprio per non andare incontro ai cittadini, ma bensì per tassarli veramente e farli pagare anche dove non possono pagare. Allora mi chiedevo, non si può fare almeno... la parentela l'ho data al fratello, non pago la seconda casa. Per il momento non ci siamo messi d'accordo nel discorso di fare la divisione come va fatta, ma un attimo di pazienza, ma ci togliete il sangue veramente? Grazie, mi dia una risposta, perché se no... Grazie signora. Grazie, buona giornata. E decide il comune, Graziano? No, in questo caso non decide il comune, nel senso che il comune potrebbe venire incontro in questo caso. Allora, partiamo dall'inizio. L'uso gratuito per normativa è previsto e riconosciuto solamente per i parenti in grado retta, primo grado retta, ovvero genitori, figli, figli genitori. E quindi non fratelli già, perché sono il secondo collaterale. Il comune potrebbe, con la sua potestà regolamentare, decidere di non far pagare il 10,6, supponiamo sia l'aliquota massima della seconda casa, potrebbe decidere di far pagare il 7,6, un'aliquota intermedia per i fratelli o quant'altro, o qualsiasi altro grado di parentela. Però per legge, se stiamo alla normativa IMU, l'unico uso gratuito che garantisce l'equiparazione all'abitazione di residenza è il primo grado retta, per cui genitori figli, è l'unica cosa che permette di avere lo sconto o addirittura l'esenzione completa dal pagamento dell'IMU. Che decide il comune? Cioè, no, lo questo sconto da normativa o e poi la potestà di regolamentare del comune di applicarla. Certo, ok. C'è un passaggio che sembra semplice, perché sembra immediato, è il comune, no. La possibilità è data dalla normativa nazionale e il comune dà la possibilità al comune di poter, al comune ha la possibilità di scegliere se applicarlo o meno. Esatto. Il passaggio è così.
Per quanto riguarda la signora, lo so che è una cosa, è una situazione piuttosto pesante questa, però effettivamente il proprietario che vi risiede avrà lo sconto totale dall'IMU dovuta, perché è residente, proprietario residente, per la sua quota godrà della detrazione per intero, ovvero dell'intera esenzione per la sua quota, ma gli altri, essendo contitolari, non possono usufruire se non dell'aliquota che è prevista dal comune. Questa è una situazione molto ricorrente. Quindi, scusami, c'è un consiglio da dare dove, per spendere di meno? Qual è? L'unica cosa per spendere di meno, come diceva la signora, è organizzarsi a fare lo scioglimento della comunione che è avvenuta in seguito della successione dei genitori. Per cui bisogna andare dal notaio e fare un atto di divisione dei beni che sono caduti in successione. Per cui assegnare le quote che gli altri fratelli liquidano chi c'è dentro nell'immobile e successivamente si regolarizzano tra di loro, però sono soldi da spendere perché naturalmente è una transazione immobiliare, certo. Immobiliare, per cui ci sono imposte di registro, ci sono anche i costi del notaio che insomma sono abbastanza elevati, perché si parla sempre di 2-3 mila euro per fare una transazione. Allora 0422 427 907 ancora per prenotarvi. Graziano, eravamo arrivati a te anche sulla questione dei ritardi, sì. Giusto? Quindi se qualcuno non ha pagato quello che doveva lunedì. Allora partiamo dalla TASI, che è la cosa un po' più complessa, nel senso che è l'imposta è nuova prima di tutto. Chi non ha adempiuto al pagamento della TASI entro il 16, già qualche comune che è sensibile nei confronti del proprio cittadino ha già dato delle proroghe, vedi Comune Treviso, Roncade, che hanno già messo, pubblicato, e anche altri in provincia di Treviso a livello nazionale, nei singoli siti dei comuni si trova che non è dovuta la sanzione, che ne so, fino al 30 di giugno, oppure per esempio per Treviso ha dato 30 giorni di proroga per non applicare sanzioni e interessi al fine di agevolare il contribuente, perché c'era una normativa nuova in transizione, perché alcuni quesiti sono arrivati in ritardo per la definizione delle imposte e quant'altro. Però se andiamo a vedere il Sole 24 Ore di ieri, consiglierei vivamente alle persone di aspettare lunedì per definire la cosa almeno, perché in teoria entro questa fine, entro la settimana dovrebbero stabilire se è dovuta o meno la sanzione, gli interessi per il tardivo pagamento della TASI, in quanto appunto sì, giustamente come era venuto con la minimum l'anno scorso. Cioè, scusami, io che il 16 non ho pagato, voglio andare oggi che è il 19, consiglio, attenzione, aspetta lunedì, lunedì o martedì, tanto non cambia niente, ecco. Perché siamo in un regime di sanzionatorio talmente basso. Questo che è lo 0,20% giornaliero, per cui si parla di un euro o due di differenza di sanzione, per cui vale la pena, è peccato darli, insomma, ce li chiedono anche quei due euro in più, darli, è peccato darli, è giusto che venga applicata quello che è richiesto dalla legge. Non c'era sicurezza e certezza normativa, applichiamo lo statuto del contribuente e aspettiamo che non vengano applicate le sanzioni, perché i termini, da quando sono state determinate le aliquote, e da quando sono state registrate e ha dato la possibilità del singolo cittadino di attuare il calcolo, sono inferiori ai 60 giorni, per cui lo statuto del contribuente dice che se non ho almeno 60 giorni di tempo per poter farmi il calcolo delle imposte e mettermi in regola con gli adempimenti fiscali, io non posso essere né sanzionato né mi possono essere richiesti gli interessi. Quindi un po' quello abbiamo che è caduto, diritto a non pagare in teoria in sì, più però deve per essere scritto e il decreto deve essere approvato entro fine settimana. È un po' quello che è successo con la minimo, che era partita con il 16 di dicembre, poi è passata a gennaio senza sanzioni e poi fino a 30 di fino al 16 di giugno di quest'anno, che praticamente non si pagava per chi si regolarizzava, perché effettivamente in caso di incertezza normativa abbiamo un'unica arma a favore del contribuente, lo statuto del contribuente, che è stato sudato, strasudato, per poter avere quei quattro righe scritte che perlomeno ci tutelano in qualcosa. Quindi ripetiamolo perché ci segue. Allora, se non avete pagato il giorno TASI, 16, TASI, la TASI, solo la TASI, e vorreste andare oggi, ormai mi sono dimenticato, è meglio aspettare lunedì o martedì. Lunedì o martedì, che così vediamo se il decreto viene approvato e viene stabilito che non sia più la differenza, come diceva Pierluigi, che se vado a Treviso, Treviso che è più buono nei confronti, cioè che è più sensibile nei confronti della cliente, dei suoi cittadini, ha dato 30 giorni di tempo per mettersi in regola, magari il comune X non ha dato niente e pretende l'applicazione delle sanzioni, perché il termine è perentorio. In questo caso consiglio vivamente, siccome ci deve essere un'omogeneità almeno nel trattamento di questo, perché non può essere dato questa forma di tutela ai singoli cittadini dei singoli comuni o i singoli sindaci che decidano questa cosa, deve essere omogenea, perché l'incertezza normativa riguarda l'intero territorio nazionale, è bene che attendere almeno lunedì, solo per la TASI. Questo solo per la TASI, Cacco, quindi
chiaro, insomma, perché bisogna spiegare tutto. Se non lo capisci Renzi, non lo capisco neanch'io. No, perché è veramente, vabbè, allora, questo per la TASI, siccome argomento, diciamo, del momento, spero abbiate capito, lo ripeteremo magari lunedì, possiamo vederci per un'intervista a telegiornale in modo da spiegarlo, no? Ecco, già appuntamento, perché so che... Devi trovarci a Villorba tu, però, vabbè, vero, dobbiamo risparmiare su tutto, anche sulla benzina. Anche su, vabbè, lo metteremo a rimborso, no, ma anche perché è l'ultima puntata, mi hanno detto, in cui dopo... Beh, finisce, è l'ultima puntata di questa mezza parte dell'anno, ci rivedremo credo a settembre, metà settembre. Come servizi Treviso, come servizi Treviso. Invece ogni giovedì c'è, continua l'aggiornamento. Sì, ma ci verranno i pensionati, esatto, perché è fondamentale affrontare altri aspetti. Però abbiamo già un'altra telefonata, pronto? Abbassi il volume del televisore, se no non ci sentiamo. Quindi abbassi il volume del televisore e poi ci parliamo con chi, da dove? Pronto? Ai ai ai. Pronto? Deve abbassare il volume del televisore, se no non ce la facciamo. Allora facciamo che aspettiamo qualche istante. Esatto, lo richiamiamo, adesso sentiamo se riusciamo a metterci d'accordo. Intanto, se mi segue da casa, abbassi il volume del televisore quando sarà al telefono con noi, se no andiamo avanti con l'eco, neanche fossimo in collegamento col Brasile, visti i giorni. Allora, invece, questo per quanto riguarda la TASI, Graziano, dicevi, gli altri ritardatari? Allora, se, come citava prima Pierluigi, c'è dell'IMU da versare, in questo caso si deve adempiere con, si può pagare l'imposta tardiva, però sommandoci sanzioni e interessi. Le sanzioni e interessi sono molto basse nei primi 15 giorni, perché sono uno 0,20% giornaliero, perché si chiama il cosiddetto ravvedimento sprint, che è una cosa per agevolare appunto le dimenticanze del giorno per passata scadenza. Era lunedì, magari c'era, come dicevi, le code in posta o in banca che erano interminabili, ho provato anch'io a pagare il mio IMU, esatto. Ci ho impiegato un'ora e mezza solo per poter arrivare allo sportello della banca, per dire. Già non sappiamo se si dice il mio IMU o la mia IMU, quindi insomma immaginiamo la complicazione. Poi abbiamo per cui i primi 15 giorni di tempo uno 0,20 giornaliero da pagare, poi dal sedicesimo giorno al trentesimo giorno si paga la sanzione agevolata del 3%, dopodiché fino all'anno prossimo si ha tempo di pagare il 3,75, per cui la sanzione è molto ridotta, perché sarebbe la sanzione del 30%, che sarebbe stabilita da norma, viene abbattuta praticamente a un dodicesimo, per cui viene ridotta. Mentre per quanto riguarda l'unico, le sanzioni da unico... Aspetta, che allora proviamo a risentire. Abbiamo richiamato la signora che ci seguiva. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ecco qua, prego signora, faccia pure la sua domanda. Dunque, io sono proprietaria di una casa che è stata classificata a 8 come villa di lusso da 40 anni fa. E, ho sempre pagato l'IMU e... l'ICI, l'IMU, tutte queste la tasse, insomma, e ho fatto domanda di declassamento, però è stata rifiutata. Da notare che mio marito, che non è più in vita, l'aveva intestata a me perché era un industriale, quindi volevo evitare che il bene personale andasse magari in caso fallimento sotto l'area del fisco. Ora io mi trovo in questa situazione, ho questa casa grandissima, sono sola, i figli non ne vogliono sapere e ho un reddito bassissimo perché non supero neanche i 15.000 euro lordi al mese. E chiedo eventualmente se ci sono situazioni di pensionati come me che si trovano in questa situazione, cosa devono fare, se è possibile fare qualcosa. Signora, 15.000 euro lordi all'anno, dice. Lordi, sì. Lordi all'anno, comunque, secondo me, ha detto mese, giusto per essere chiari. Allora, Graziano, qualche consiglio per la signora? Ci sono altre persone appunto che sono nella sua condizione, ne abbiamo l'evidenza soprattutto in questi giorni che si rivolgono a noi. È anche vero che se è stata rifiutata l'istanza di declassamento vuol dire che il capitale c'è purtroppo e verrà tassata, e che pur essendo abitazione principale rientra nelle categorie per cui non c'è l'esclusione dall'IMU, l'esenzione dall'IMU. In quel caso, solitamente, se il comune è un po' attento, avendo l'introito dell'IMU, di solito abbassa la TASI per quanto riguarda quelle abitazioni principali, perché di solito il comune tende a far pagare la TASI sulle abitazioni principali, ma avendo già l'introito per la rendita particolare,
dovrebbe ridurle e non applicare la liquidità. Ma che venga a pagare due volte, io vengo a pagare due volte la casa su una, casa? Sì, non è che la venga a pagare due volte, perché purtroppo per noi, diciamo, semplificando agli estremi, che paghiamo due volte la tassa sulla casa, sono due imposte diverse appartenenti allo stesso ceppo di imposta praticamente, perché se no dobbiamo guardare anche la TARI, che sono l'imposta dei rifiuti, triplichiamo l'imposta, ma non è così, perché l'hanno fatta apposta perché non venga fatta imposta su imposta. Non c'è modo, signore, di venirne fuori, cioè riuscendo in qualche maniera a declassare, ma se il catasto non ha accettato, non è tanta cosa. Perché non ma comunque di tutti i requisiti che servono per avere una casa di lusso, ce ne sono 9, la legge lo stabilisce, tra i 9 ce n'è solo uno, che è la volumetria, basta. Non si considera il fatto che c'è stato poi un degrado ambientale spaventoso, perché vicino a una casa di lusso non si costruisce un istituto enorme a 10 metri, non si costruiscono il campo sportivo, qui si poteva dire casa di lusso perché non c'era niente, era in mezzo al verde, adesso non è più così, ci sono autobus che vanno, che vengono, scuole, schiamazzi, campo sportivo, sede delle corriere, cioè, e anche se volessi, anche ho tentato di venderla, ma con i tempi difficili che ci sono, svenderla non si riesce. Poi anche perché valuto anche la posizione degradata in cui sorge questa villa, che dicono che sia molto bella, però non ha il contesto ambientale, che quindi anche questo dovrebbe considerare il comune. Vediamo, provi a fare di nuovo questa proposta anche, non solo l'ufficio comunale, insomma, per quanto riguarda il catasto, chiaramente il declassamento. Grazie signora, comunque, buona giornata. Grazie a lei. Graziano? L'unica cosa potrebbe essere vedere di riproporre la domanda, adesso mi viene in mente, qualora verrà applicata i nuovi estimi catastali, vedere se c'è qualche cambiamento per cui far riconsiderare la rendita catastale, perché c'è prossimamente verrà rifatto il catasto, per cui vedere contenere i danni più che altro, perché se è vero che aumenteranno gli estimi catastali, almeno in questo frangente cercarli di contenere. Sì, c'è in previsione la modifica delle zone censuarie con la riforma del catasto, e quindi probabilmente già forse domani, con l'approvazione del decreto IRPEF al Consiglio dei Ministri, probabilmente parte, esattamente come dice Graziano, un po' questa modifica, che viene detto nel giro di 5 anni andrà a completamento. Vediamo, forse questo potrà aiutare non solo la signora, ma tutti coloro i quali hanno degli immobili magari in questo questa situazione. Quindi questo potrebbe cambiare per lei. Tra l'altro arrivano questi benedetti precompilati adesso, visto, ho letto ulteriormente, Renzi lo ha ribadito, lo diciamo tutte le volte. Bene, no? Madonna. Bene. Meno lavoro per voi. Meno lavoro, noi siamo anche stanchi. Più facile per le persone, sarà più facile. No. Come no? No. E allora? Non è più facile apparentemente, perché succederà questo. L'Agenzia delle Entrate prenderà i dati dai vari istituti, quindi perfino dalle banche cui mutui, prenderà tutti i dati e metterà in rete il tuo 730. Tu dovrai, se hai il computer, dovrai andare in rete e tirarti fuori il tuo 730, se no vieni da noi, e quindi dovremo affrontare anche questa, sperando ci diano il PIN, il passo, non ci complicano la vita, la burocrazia, vedremo, qui vedremo. Dopodiché, avendoti loro fatto il 730 in base all'anno scorso, non si chiamerà un'altra roba, perché hanno detto che lo aboliscono, quindi si chiamerà Giuditta. Ecco, quando ti hanno fatto Giuditta Giuditta precompilato, è sempre una dichiarazione, per cui femminile ci sta bene. Ci sta bene, vero? Quindi avrai Giuditta in un sito, no? Okay. Tu vai dentro in questo sito e ti prendi la tua Giuditta. Ti prendi la tua Giuditta e guardi, hanno messo i redditi dell'anno scorso, le varie cose, dice mi sta bene, accetto. Però accetti, se tu accetti, lì hai finito il tuo rapporto col fisco, e questo è bene. Ora il punto vero è, come tu dici a loro che accetti, devi fare l'invio telematico dell'accettazione, no? Quindi vedremo, anche qua Giuditta rischia di restare vedova, orfana. Fare...
È uno che vuole fare delle trazioni. Aspetta un momento, hai fretta, finché ne abbiamo qua, fin stasera. Sì, ancora, però adesso sentiamo un'altra telefonata, poi mi spiegate però questa Giuditta, cosa. Però Giuditta profuma di Merkel, perché sembra è il modo di fare la dichiarazione in Germania questo. Aspetta. Quindi precompilato alla tedesca. Fin qua tu hai accettato e sei a posto. Tu puoi non accettare e fare le modifiche, la vediamo alla prossima puntata. E come fare modifiche? Vuol dire che bisogna... Aspetti, telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Nadia da Treviso. Prego Nadia. Niente, io volevo chiedere, ma non è giusto parlare la TASI, che sarebbero servizi indivisibili. Io abito in una zona di Treviso, dove il nostro servizio è solo le immondizie, non abbiamo altro, e quelle immondizie me le pago, non usufruisco né di strada perché non c'è. Ma non ha degli impianti di illuminazione, Nadia, non ha dei pali della luce? Niente, fognature niente, acqua, ho dovuto fargli una fontana. Il gas ho dovuto mettere il bombolone. Da Treviso non ho niente e non trovo giusto di pagare la TASI quando non usufruisco di nessun servizio, perché per prendere l'autobus devo fare 2,5 km. Nadia, insomma, posso chiederle una cosa? Intanto se lascia il numero di telefono alla redazione, che poi può essere anche interessante approfondire, ma possiamo chiederle dove abita? Io abito in strada dei Tappi a Treviso, che sarebbe sull'isola, sarebbe una zona verso i Laghetti Verdi, diciamo. Non so se sapete la zona. I Laghetti Verdi? Graziano? Verso la centrale elettrica di Silea. Ok. Ah, i Laghetti Verdi, l'isola, sì, ho capito. E lei dice no, questi zona servizi persa, perché non abbiamo nessun servizio. Quello che abbiamo per l'immondizia me lo pago. Grazie Nadia, è chiaro. Le chiedo se può lasciare appunto il numero di telefono ai ragazzi della redazione, che poi ci risentiamo, Monica. Sì, l'ho già lasciato e avrei bisogno sì che venisse fuori la rete veneta. Per quello, grazie. Infatti, dicevo, grazie Nadia, buona giornata. Monica. Arrivederci. Lui dice non c'ho niente, che cosa pago a fare? Ma è speranza magari che un domani. È una delle osservazioni che alcuni cittadini hanno fatto quando si sono trovati a dover pagare questa tassa. Che cosa sto pagando? Nemmeno gli altri è giusto che paghino. Cioè la TASI è una tassa sbagliata, perché anche gli altri già pagano l'IRPEF, cioè i servizi del comune, della provincia e dello Stato sono già pagati dalle tasse. Allora lasciassero lì, no? Pagassero i patrimoni, perché inventano i servizi indivisibili che sono già pagati e non vogliono far pagare i patrimoni? Per la campagna elettorale. E se avete votato Berlusconi, tenetevela. Ma è rimasto indietro coi tempi, guarda che c'è Renzi adesso. Questa era solo scena, ma sì, ma sto scherzando, via. No, Renzi, l'ha fatta Berlusconi. Berlusconi ha detto, lui ha detto, vi abolisco l'ICI. Bene, dopodiché ha fatto tutto questo casino e adesso ci troviamo con una tassa più alta dell'ICI. Dico bene, anziano. Vero. Allora Monica, guardate che abbiamo meno di un minuto, siccome è l'ultima puntata, poi la prossima giovedì non c'è più la formazione tipo, lo ricordiamo sempre, purtroppo, e quindi gli ascolti caleranno inevitabilmente, cacco, questo lo dobbiamo ammettere. Allora, sono tre che ci guardano, c'è un mio amico che mi ha detto che lui mi guarda per fare audience, beh certo. C'è due morosi della tre, cinque, sei morosi della Monica. No, uno per carità, perché quello che ha detto è geloso, caso sto scherzando, e sette fans di Graziano. Allora, accanto a pagamento TASI rimane sempre l'IMU sulle seconde case, e avevamo detto anche terreni agricoli le ultime volte, che cosa succede invece? Sì, c'è una novità che riguarda appunto i terreni, nel senso che i proprietari di terreni dovranno porre un attimo di attenzione, perché se fino all'anno scorso, ad oggi diciamo, erano abituati a non pagare l'IMU proprio perché i terreni ricadevano diciamo in un elenco di terreni esenti dall'imposta, oggi invece stiamo aspettando che esca un decreto del appunto ministero in cui vengono elencati i comuni che sono effettivamente esenti, e il parametro, l'avevamo ricordato
ricordato una delle ultime volte, è l'altitudine. Quindi vuol dire che soprattutto i terreni in collina non saranno più esenti, dovranno pagare l'imposta. Questa norma vale dal 2014, quindi vuol dire che tutti i proprietari di questi terreni dovranno pagare l'IMU a dicembre in un'unica soluzione. Quindi dobbiamo tenerci un po' aggiornati e soprattutto, ripeto, chi è proprietario di terreni e prima non pagava IMU, attenzione, informarsi un attimo su quella che è, diciamo, io direi la normativa. Di approfittarne perché abbiamo proprio un'altra telefonata da casa e chiedo brevissime, però ricordatevi, il giovedì prossimo noi ci vedremo anche se non c'è la formazione tipo, quindi le informazioni le passiamo a chi viene ospite per aggiornare sempre chi vi segue da casa. Pronto, buongiorno. Buongiorno, parla Zanetti da Favaro. Prego Zanetti, la chiedo velocissimo. Ecco, siccome che mio figlio abita a Casale sul Sile, sì, è che paga 90 euro di tasi come prima tranche, ma se tanto o poco? È che un mini appartamento è. Tanto? Tanto? Se ci seguiva prima, anch'io abito a Casale, quindi sono un paesano con suo zio. E Casale è uno dei comuni che ha messo, non solo ha messo le aliquote più alte, cioè il 2,5%. Oltretutto sugli affitti ha messo anche lì l'aliquota più alta, cioè che gli affittuari che potevano pagare il 10% pagano il 30%. Quindi Casale, c'è stata la contestazione, ha fatto le aliquote più alte. Noi paghiamo più di prima. A cazzo. Quindi sono arrabbiato quanto suo zio. Posso? Prego. Posso chiedere una cosa? All'interno dell'F24 che le è stato consegnato a suo figlio. Zio. Figlio. Per caso è stata applicata la voce detrazione? Sì. Sicuro? Manco così me la telefona? Eventualmente, se no, se Sofiole fa un giro a Roncade dalle nostre ragazze, gli danno un'occhiata volentieri. Alla CGL di Roncade? Sì. Esatto. Allora, faccia questa cosa, signor Zanetti, la consigli al figlio, quindi così verifichiamo la questione delle trazioni. Io devo chiudere, siamo già fuori in realtà, ma il precompilato, quindi... Comunque, al massimo delle aliquote, insomma. Sì. Grazie, signor Zanetti, buongiorno. Detrazione e deduzione, come si fa quindi con Giuditta al precompilato? La seconda parte, che abbiamo chiamato Giuditta perché non si chiamerà più 7.30, se tu fai delle modifiche perché hai delle spese sanitarie, finché l'agenzia delle entrate non si collegherà alle farmacie che tramite il tasserino sanitario scaricheranno tutte le... perché vogliono fare... cioè l'operazione in sé è interessantissima, no? Poi il problema è che vogliono fare lavorare noi gratis, questo non è interessante, anzi... Se tu devi fare delle modifiche ti rivolgi o ai professionisti o al CAF o non so al sostituto di imposta, non se possa fare modifico solo invio, ma perché c'è corrente, ti rivolgi comunque a noi e noi ti facciamo tutte le modifiche. Vogliono darci la responsabilità in questo senso per lavarsi le mani e non avere più rapporto con i cittadini. Cioè noi se sbagliamo, cosa possibile, non paghiamo solo la multa e gli interessi, ma ci vogliono far pagare anche, come si dice, il capitale, la tassa, insomma, che l'utente doveva pagare e non ha pagato. Quindi già ci massacrano. Noi siamo a disposizione per dare tutti i consigli per semplificare. Sta facendo una grande operazione di cui io do il merito, fanno bene, perché non è giusto così pagare le tasse, ma mettono in condizione noi che siamo sussidiari ai servizi pubblici di lavorare bene per aiutare i nostri rappresentanti. Cioè rappresentati della CGIL, che sono lavoratori, che sono piccoli artigiani, che sono partite IVA, pensionati, devo finire. Dobbiamo chiudere. Hai fatto così? Tre minuti fuori. Hai visto? Ma io sto facendo apposta. Dobbiamo chiudere. Non so, c'è qualche tappa del tour insieme al maestro Lele Croce? No, non possiamo dire niente. Che abbiamo cantato il fisco in diretta qualche settimana. Adesso ho sospeso un attimo, sto facendo delle cose in giro, la cosa che ha fatto a Pia è stato molto bello, saluto Lele. Lo sentiremo qua un'altra volta a settembre. Vabbè, grazie ragazzi per essere stati con noi. Ci rivediamo giovedì prossimo, come sempre CGL risponde, i telegiornali a partire dalle 18.30. Buona giornata.